Vauro, Vauro, eccoci qua. Mi sono messo in alta uniforme, no? Sono portato un'ampia delegazione. Tutti due. 4.000 panda comunisti italiani. E del casinato, per voi sembravate, diciamo, un gruppo rock. Un gruppo rock. E poi non tu, solo più solo. Splendido con questo tuo cappellino, diciamo. C'ha le orecchie, per fortuna da, sei venuto, le orecchie da panda, vedi? Per fortuna sei venuto vestito. Non, posso anche scodinzolare di gioia perché non sono più solo. Vabbè. E partirei proprio da questo. C'è chi non scodinzola molto di questi tempi, eh? Eccolo qui. Panda comunisti. Anche Bersani, panda comunista, ma che a lui gli occhi neri gliel'ha fatti il PD. Non confondiamo le specie e rimaniamo lì sul PD, perché anche Bersani qualche soddisfazione, povero uomo, ce l'ha avuta. Eccola qui. Comiche PD. Cavolo Pierluigi, è la centesima volta che ti riguardi il video di Epifani che inciampa e cade. Lo so, ma mi fa sempre ridere. Si diverte, si consola così, dai. Ora andiamo un po' al tema di stasera, tema un po' tosti. Tosto, sì. Palermo, processo sulla trattativa. È inumano accanirsi così su un povero vecchio per costringerlo a testimoniare. Non mi dirai che ti fa pena Provenzano. Veramente io parlavo di napoletano. Ammazza. No, non è giovanissimo. Poi se vuole venire fra i panda io gli do una maglietta. Sa dire libera. Comunque napoletano, l'hanno deciso, non testimonierà sulle telefonate. No, ecco. Solo sulla lettera. Esatto. Oh, eccolo qui. Testimonianze. Napolitano non parlerà delle sue telefonate con Mancino. Lo sapevo, ci toccherà parlare solo di figa come con Berlusconi. È un incubo questo. E quelli di Palermo. Nelle procure. No, non sono come quelli di Milano, no, loro. No, ma si sono parolati. Ci mancherebbe altro. C'è la specializzazione, Milano. Tutto bene, come si dice, quel che finisce bene, no? C'è stata questa trattativa, lo sanno tutti, ecco qua. Conclusasi con successo la trattativa Stato-mafia. E ora avanti con la politica delle larghe conniventi. E rimanendo, anzi andando all'oggi, voglio dire, non è finita questa lotta contro la mafia, ci mancherebbe. Leggi eque. Il PDL voleva dimezzare la pena per concorso esterno in associazione mafiosa. Mi sembra giusto, mezza a Dell'Utri e mezza a Berlusconi. Sì, sono sempre spartiti tutti. E poi c'è una cosa importante che stasera è venuta fuori, però, eccolo. Il governo presenta l'agenda delle misure antimafia. Pardon, ci siamo sbagliati, non era un'agenda, era un parasole. Che vuoi fare? È così. Chissà chi è che mette in giro questi parasoli. Sì. Ecco, appunto, qualche paraculo sicuro. Ecco. Oh, ora andiamo a altri temi di cui il governo si sta occupando fortemente, anche proprio recentemente. Per Letta la priorità è il lavoro. È disposto a tutto pur di non farsi licenziare da Berlusconi. Il lavoro innanzitutto, il suo. E sempre proseguendo, bisogna andare a vedere quella l'opposizione che succede, cosiddetta tale, no? Eccoci qua. Report. La Gabbanelli fa i conti in tasca a Grillo. Cazzo, Beppe, te l'avevo detto. Non ti fidare di quella donna. È andata così. Proseguiamo e andiamo, come sempre, ogni tanto, anche se ho questo cappello, anzi me lo levo per rispetto, ecco. Dai. Oltre Tevere, andiamo a vedere che accade. C'è stata una vicenda stranissima. Che è successo? Ma una roba d'esorcismi, un casino. No, ma è una bella. E infatti, dubbi sull'esorcismo papale. Pare che il Papa non abbia fatto nessun esorcismo. In effetti, la russa sta esattamente come prima. Ecco, che è cambiato molto. Oh, e poi c'è anche una vicenda che ci avvince da tempo, la legge elettorale. I ritocchi. Sì. Ritocchi alla legge elettorale. Ti sei ritoccato? È più forte di me, padre. Sono un porcellum. Me che sono. Porcellum mi sono così. I porcellum si toccano. Oh, e a proposito di porcellum, insomma, no. C'è stata questa notizia proprio fresca fresca. Appello, 4 anni confermati. Berlusconi frodava il fisco anche da presidente del Consiglio. E poi dicono che non mi occupavo dell'evasione fiscale. Ma proprio è perseguitato. E concluderei con questa storia dell'ineleggibilità, che non lo so mai dire, ma anche perché, come insomma è venuto fuori dal PD, non è una cosa così che si deve fare. Via.
È una questione di gusti, infatti. De gustibus. Berlusconi è ineleggibile. Se è per questo, è anche inchiavabile. Eppure il bunga bunga ce lo fanno lo stesso. Ci vediamo giovedì, grazie.